Natale con i tuoi mai detto fu più vero di quanto accadrà quest'anno. In aggiunta, le persone ci hanno raccontato che da casa proprio nei giorni di zona rossa non si muoveranno. Cosa farà in questi giorni in cui siamo costretti in zona rossa? Sto a casa come ci hanno detto di fare e facciamo la nostra parte. Staremo a casa con i nostri due, un figlio, la nuora e due nipotini a Natale, basta. Penso proprio non ci muoviamo più. Resto a casa. Totalmente a casa. Ha già programmato tutto, ha già fatto tutto quel che doveva fare? Non ho fatto nulla e non farò nulla. Totalmente a casa. È l'unica cosa da fare. Staremo a casa in famiglia, noi tre, basta, lo passeremo così quest'anno in zona rossa. Ci hanno bloccati tutti, staremo a casa sicuramente, passeremo le feste con i nostri cari, con le nostre famiglie a casa. E si ritorna a casa e si sta in famiglia. Natale è davvero diverso. Sì, purtroppo. Stiamo facendo quel che si può fare, infatti, no? Sono gli ultimi regali e speriamo piacciano almeno, dai, sti regali. Si ha un po' di timore, si vogliono vedere i figli, i nipoti, però c'è sempre un po' di ansia. Già nel caso della zona gialla, i pomeriggi chiaramente per noi sono abbastanza penalizzanti. Chiaramente il 24 sarà, soprattutto noi che lavoriamo molto in funzione del Natale, sarà un danno non secondario. La priorità va sempre comunque vista per la salute dei cittadini. Da uno che è abituato, come me e tanti altri miei colleghi, a passarlo dietro il bancone, è una cosa molto molto diversa. Lo prendiamo con dolcezza, stare assieme ai familiari è una cosa sempre meravigliosa. E poi speriamo che il 2021 ci dia più gioie.